A te, a tutti ormai, benvenuti a Giochini in questo nuovissimo episodio su Detroit Become Human. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 35 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa abbiamo dato il vero e proprio inizio, oserei dire, alla ribellione vera e propria Android, ragazzi, anche se la scintilla iniziale è stata ovviamente alla TV, mandando il messaggio al mondo praticamente. Però la volta scorsa abbiamo assaltato vari negozi della Cyberlife, liberando Android, insomma imbrattando elettronicamente un pochettino in giro, perché ho scelto la strada della non violenza, ragazzi. Per cui non perdiamo più tempo, eccoci qua di ritorno. Dovremmo essere assieme a Connor ed Hank, ragazzi. Dopo che tipo qualche episodio fa l'avevo fatto morire malamente, però non ho potuto accettare quel destino, per cui andiamo da loro. 9 novembre, le 11:17. Eccolo qua, Connor. Ah, Hank è cordiale, eh? Anche si è preoccupato per noi la volta scorsa e questa cosa mi ha riempito di gioia effettivamente. Che dite, usciamo? Ovviamente che usciamo, e ci mancherebbe pure. Che stiamo a fare qua ad aspettare come degli scemi? Dobbiamo cercare di approfondire un pochettino gli argomenti con Hank, ragazzi, forse gli argomenti del suo passato più che altro. Va tutto bene, tenente? Chris era di pattuglia ieri sera. È stato aggredito da un gruppo di devianti. Ha detto che Marcus lo ha salvato. Chris sta bene? Sì, è sotto shock, ma è vivo. Ah già. Abbiamo scelto di risparmiarli, ragazzi. Dio. Dimmi, Hank, parla con me, esprimiti. Presentimento, de Ho un brutto presentimento, tenente. Non dovevamo venire. Presentimenti, eh? Fatti dare una controllata. Forse è un bug. Se è un bug, se questo c'è un presentimento, dovremmo avercelo anche noi, ragazzi, per cui teniamolo a mente, eh? Dove siamo? Non ne ho la minima idea. Lo so che ti sei affezionato a me, dai. Dì la verità. Salve, sono il tenente Hank Anderson, polizia di Detroit. Sono qui per vedere il signor Elijah Kamsky. Prego, entrate. Kamsky, ok. Ok. Perché nel sottotitolo c'era scritto wow quando effettivamente non l'ha detto? Va in giro scalza Dirò a l'androidina. Elijah che siete qui. Prego, accomodatevi pure. Grazie, che gentile. Incontra Kamsky, aspettiamo l'androide. Madonna, è un po' pieno di sé questo tizio o sbaglio? Forse non sbaglio, vediamo un pochettino. Analizza. Analizziamo subito, guarda. Kamsky Elijah, fondatore della Cyberlife. Dimissioni nel 2028, inventore di Ethereum e della tecnologia dei biocomponenti. Ok, ragazzi, è stato lui che ha inventato gli androidi, è il padre di tutti gli androidi. Carina. Carina e carina, io direi sincero. Ha ragione. Eh già. È molto carina. Mica poco. Bel posto. Aspetta, aspetta, non voglio sedere. Per qualcuno gli androidi non sono stati una Non disgrazia. voglio sedermi. Beh, direi di no, se li ha Ora inventati incontri il lui. tuo creatore, Connor. Come ti senti? Direi distaccato, cioè. Poco Non lo so. mi importa. Glielo dirò quando lo vedrò. Sicuramente, guarda, possiamo analizzare Quanto questa. vorrei incontrare il mio creatore faccia a faccia. Ah, il tuo Avrei creatore sono stati giusto tua un paio madre e di tuo cose da dirgli. padre, eh? Analizza. Ah, possiamo analizzare anche qui. È Amanda o sbaglio? Amanda. Sì, è lei, docente di intelligenza artificiale all'Università di Coldbridge. Come sarebbe a dire data di morte? Sarebbe a dire data di morte. No, scusa, un attimo, non ho capito. Turismo spaziale in ascesa, le vacanze di lusso guardano le stelle. Di lusso, come avevo detto durante il sondaggio, di sicuro il turismo spaziale sarà per i ricchi sfondati, insomma, quindi per noi poca roba. Io mi posso sedere. O posso analizzare Elijah vi altre cose? aspetta. Ah, ok, era uscita lei, perfetto. Ecco perché si era alzato Hank.
Grazie, grazie, sei bellissima, grazie mille. Oddio, Gesù, Giuseppe, Maria, what the hell? Signor Kamsky! È là in fondo. Solo un momento, prego. Madonna, c'è una 5, 6, una decina, una ventina di sti androidi. Donne, vabbè, sono così belle, ovviamente, figurati. Sì, salve, signore. Non capisco perché, sinceramente, la piscina è rossa come il sangue. Dobbiamo aspettare i fatti suoi mentre si fa le sue vasche? Ma che veramente? Ma posso sta aspettare a lui? Hank, di qualcosa, insultalo come fai al tuo solito. Guarda, è andato a prendere pure l'accappatoio, ovviamente, figurati. Va bene, signor Kamsky, è un piacere incontrarla. Guarda Hank, di un'apatia assoluta. Di che parleranno due androidi fra di loro? Boh. Sì. Salve, piacere di conoscerla. Sono il tenente Anderson, questo è Connor. Piacere. Cosa posso fare per lei, tenente? Stiamo indagando sui devianti. Mm-hmm. So che ha lasciato la Cyberlife anni fa. Speravo potesse dirci qualcosa che non sappiamo. E che cosa ci dovrebbe dire? Devianti. Sì. Affascinanti, non trova? Beh. Esseri perfetti con intelligenza infinita. Cioè. E ora con libero arbitrio. Le macchine ci sono superiori. Lo scontro era inevitabile. La più grande conquista dell'umanità diventa il suo fallimento. Infatti. Non è ironico? Ironico, sì. Direi... Boh, aiuto? Dobbiamo capire come gli androidi diventano devianti. Non saprei, raga, come sa qualcosa che potrebbe aiutarci? Le idee sono come virus che diventano epidemie. Il desiderio di libertà è una malattia contagiosa. Senta, non sono qui per parlare di filosofia. Le macchine che ha creato intendono fare una rivoluzione. O si decide a dirci qualcosa di utile, oppure ce ne andiamo. Beh, non è che si offende se ce ne andiamo. E tu che dici, Connor? Eh? Che dico? Che da che parte stai? Ah, io direi neutrale. Da nessuna parte. Sono progettato per fermare i devianti ed è ciò che intendo fare. Beh, questo lo dice la tua programmazione. Sì, infatti. Ma tu? Non mi provoca, dai. Cosa vuoi veramente? Io direi... neutrale, ragazzi, cerchiamo di rimanere neutrali. Non voglio niente. Sono una macchina. Sì. Chloe? Il test di Turing lo conosciamo, giusto? Una formalità. L'interrogazione di algoritmi e funzioni di calcolo. Ciò che mi interessa è se le macchine possono provare empatia. Lo chiamo il test di Kamsky ed è molto semplice. Ok, che le devi fare? Magnifica, vero? Sì, molto. Uno dei primi modelli intelligenti della Cyberlife. Giovane e bella per sempre. Mm-hmm. Un fiore che non appassisce. Okay. Cos'è veramente? Plastica che imita l'umano? Beh. O un essere vivente. Oddio, che devi fa? Che devi fa? Che devi fa? No, serio. Che devi fa? Che diavolo fai? Sta a te rispondere a questa intrigante domanda, Connor. In che senso? Distruggila e ti dirò quello che so. O risparmiala, se la consideri viva. Ma uscirei da qui senza le informazioni che cerchi. Che pezzo di merda! Ok, qui abbiamo finito. Vieni, Connor, andiamo. Scusi l'interruzione. Cosa conta di più, Connor? La tua indagine o la vita di questo androide? Decidi chi sei. Oddio, raga, no, serio. Una macchina obbediente? O un essere vivente dotato di libero arbitrio? Adesso basta! Connor, andiamo! Premi il grilletto. Connor!
Ma perché? No! E ti dirò quello che vuoi sapere. Cioè, raga, no, cioè, come faccio a fare una scelta del genere? Se le sparo, ci darà le informazioni che forse stiamo cercando, che magari sarebbero importanti per la nostra indagine. Ma probabilmente Hank si arrabbierà, perché avrò fatto quello che lui non voleva che io facessi. Se non le sparo, ovviamente risparmio comunque la vita di questo androide, che sembrerebbe non fare una piega, almeno per adesso. O almeno sembrerebbe. Però non ricevo alcuna informazione, ma attacco a sta gran cippa. Cioè, come fa uno a prendere una decisione del genere? Seriamente? Non so che fare. Cioè, il primo istinto mi verrebbe da dire non sparare. No, raga, io non le sparo. Non posso, non ne ho la forza. Non posso. Affascinante. L'ultima speranza per la salvezza dell'umanità è un deviante. Io non sono un deviante. Hai scelto una macchina invece di compiere la tua missione. Hai intravisto la vita in questo androide. Hai provato empatia. Sì, è vero. La guerra incombe. Scegli con chi schierarti. Tradirai la tua gente o affronterai i tuoi creatori? Niente è peggio che dover scegliere tra due mali. Già. Andiamocene via. E comunque, c'è sempre un piano B nei miei programmi. Non si sa mai. Piano B in che senso? È stata spinosa. Perché molto. Perché non hai sparato? Perché avrei dovuto? Ho visto gli occhi della ragazza e non ce l'ho fatta. Tutto qui. Dici sempre che faresti di tutto pur di finire la missione. Potevamo scoprire qualcosa e hai lasciato perdere. Sì, so benissimo cosa dovevo fare, ma non ce l'ho fatta. Mi dispiace, ok? Forse hai fatto la cosa giusta. Finalmente! Hank è diventato nostro amico! E vai! Non abbiamo una ceppa di informazione, ma sti cazzi! A me va benissimo così! Hank appoggia la decisione di Connor, sono felicissima, ragazzi! Qui ovviamente se avessi sparato a Chloe. Però ci è andata bene così, coraggio. È stata spinosa, molto spinosa come situazione, ma è anche diventato nostro amico, ragazzi. L'avevo detto che alla fine saremmo diventati grandi amici, andiamo avanti. Madonna. Ok, ci siamo, Marcus. 9 novembre, 12.04. Ci si rivede. Oddio, oh mio Dio, che bel salto della fede! Stile Assassin's Creed, cosa pazzesca, fighissima, veramente. Ah, siediti, ok. Non ho intenzione di saltare, a meno che non si butta giù le testa. E ciao, North. So che ce l'hai con me, ma non mi interessa, sinceramente. Mi chiedevo dove fossi. Sono qui? North Compagnia, ok. Quindi forse non ce l'ha del tutto con noi. Riflettere. Dovevo riflettere. Mi piace qui. Anche a me. Ci vengo spesso. Davvero? È come essere soli col mondo. Abbiamo liberato centinaia dei nostri e continuano ad arrivarne. Chi sogna la libertà arriva a Gerico. Le cose stanno cambiando. Sembri preoccupato. Sincero. Contano su di me. Si aspettano che gli indichi la via. Ma io stesso mi sento smarrito. È difficile. I media parlano di quello che è successo stanotte. Gli umani hanno paura.
temono una guerra civile. Già. Molti dei nostri sono stati uccisi per rappresaglia. Gli umani ci odiano. Lo so, no. Non ci daranno mai la libertà. Io direi determinato. Se non ci ascoltano, lotteremo. Non ci hai parlato molto di te da quando sei con noi. Com'era la tua vita prima di Jericho? Avevo un grande amico di cui occuparmi. Verità. Mi occupavo di un anziano. Era come un padre per me. Mi ha mostrato che la convivenza con gli umani è possibile. Passato di Nord. E tu invece? Non mi hai detto molto di te. Cosa facevi prima? Siamo tutti curiosi. Dai, dimmelo, ti prego. Curioso. Perché odi così tanto gli umani? Ci sarà un motivo. Ti ho detto che non ne voglio parlare. Dai, dimmelo, ti prego. Sincerità. Nort, stiamo lottando insieme. Dobbiamo conoscerci per fidarci l'uno dell'altra. Coraggio. Parlane con me. Non ero niente. Compagnia. Solo una bambola programmata per soddisfare gli umani. Un giocattolo per il loro piacere. Un giorno ero stata noleggiata da un uomo. E all'improvviso ho capito che non ne potevo più. L'ho strangolato e sono scappata. Adesso sai tutto. Perché te l'ho detto? Connetti. Madonna, raga. Ho visto i tuoi ricordi. Amma! A casa di Carl. Ti hanno dato per morto nel suo studio. Sì. Ho visto i tuoi ricordi anch'io. L'Eden Club. La morte di quell'uomo. Era come se fossi lì con te. Nord! Dove vai? Dove vai? Adesso che sei a livello amante! Ok, ci siamo ragazzi. Che siamo venuti a fare questo qua? Questo è un suicidio. Ci ammazzeranno, ti prego, sei ancora in tempo per cambiare. Per fare cosa? Tu non capisci. Possiamo fargli vedere chi siamo. È un momento storico. Ma per fare cosa? Ci faremo ammazzare. Sono disposto a rischiare per salvare la nostra gente. Marcus, ti prego non farlo. Lo capiranno. Glielo faremo capire. Questo è l'unico modo. Ok, converti altri androidi. Ci sono androidi pronti a lottare. Più saremo, più forte sarà il messaggio. Ok, incominciamo da questo allora, che ne dite? No, non posso fare niente con questo, ma sembrerebbe di no. Sì, ok, convertire altri androidi. Allora questo qua sì, è perché quell'altro no, era un androide, però vabbè. Libertà. Ok, prendi e vai. Prendi e vai, non ti preoccupare, raggiungi la strada. Minchia, converti altri androidi, uno, insomma, vabbè. Come saranno altri? Ce n'è uno qua. Che però sembrerebbe essere insieme ad una persona. Vabbè, a quanto pare. Seguiteci. Può funzionare la cosa. E qua ce n'è un altro. Ecco qua. Vieni anche libertà. Tu amico insieme a noi. Stia con noi, stia con noi. Bla 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 bla. Direi che non ci resta altro che raggiungere la strada. Ok, blocca la strada. D'accordo. Intanto se vedo altri androidi comunque posso convertirli. Quindi più siamo meglio è, ovviamente. Quindi questi due probabilmente posso convertirli. Non serve più obbedire. Ok. Ecco fatto. Libertà. Dai. Altri due aggiunti alle fila. Qua ce n'è un altro. Libertà.
Pensa al tuo destino, amico. Allora, vediamo un po'. Là ce n'è un altro, ragazzi. Qui, oh, qui pure ce n'è un altro, eh. Niente più catene. Ok. Oh. Dove credi di andare? Torna subito qui. Ma che cavolo? Minchia. Minchia, mo lo devo pestare. Mo ci vuole, no alla violenza, ma che cavolo. Dorito Rottame è un cavolo, scusa, eh. Lascialo andare, bravo, vai via. Ok. Dovrei bloccare la strada. Ci penso io, dirà lui. Che? Ok. Ecco qua il terzo. Perfetto. Ovviamente adesso ci aiuteranno a bloccare la strada col campo, ragazzi. Questa è ovvissima. Oh merda. Apri il tombino, davvero? Subito! Apriamo immediatamente il tombino, che sarebbe questo qua. Ecco fatto. Forza e coraggio! 1, 2 e 3. Tac. Madonna, possibile che può essere così difficile fare un movimento con la levetta? Continuo a non capire, ragazzi. Ma questi da dove vengono? Da, non lo so, da Gerico, dalle fogne o da dove? Ok, converti altri androidi. E mezzica, ne ho convertiti già tipo 6, se non sbaglio. Ah, ecco. Oh, è il modello di Cara. Basta catene. Minchia, lo può fare pure solo mentalmente, ragazzi. Vabbè, ciao. Marcia. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Madonna, raga, che momento. Dai. Stanno aumentando gli androidi alle nostre file. Perfetto. Forza, vieni con noi, amico. Intanto continuiamo a convertirne, ragazzi. Forza e coraggio. Dai, ragazzi, che figata! È bellissima sta cosa, ve lo giuro. Oh merda, ecco, questo ci mancava, eh. Altro momento critico. Noi continueremo. Non ci fermerà niente e nessuno, va bene? E la musica? No, vabbè. Eeeh! Tu sei dei nostri, te lo leggo in faccia! Anche tu sei dei nostri! Forza! Coraggio, ragazzi! Non abbiate timore, vieni anche tu da laggiù, coraggio! Madonna, ragazzi! È un momento epico, sì. Anche questo, come quelli delle altre volte. È fantastico, veramente fantastico. Hai visto niente di simile? Che cazzo state facendo qui? Sta zitto. Sta zitto. Ehi. Disperdetevi. Tu lì, anche voi, voi lassù. Se c'è qualcuno, coraggio. Ah, mizzica, alza le mani. Ho i brividi, raga! Quella puttana! Ho i brividi! Oddio! Centrale qui, pattuglia 457. Forza! Ho parecchi androidi davanti a me. Continueremo la nostra avanzata, non ci fermerà nessuno! Wow! Stanno marciando! Sì, marciano lungo la strada! Basta, schiavitù! Forza, ragazzi! Forza, siamo vivi! Madonna! Siamo persone! Madonna, raga! Madonna!
ragazzi, da tipo 2 minuti buoni c'ho i brividi. Ecco qua. Arrivano, Che avete intenzione di fare? Spararci? Probabilmente è quello che faranno, ragazzi. Ho tanta paura. Ecco qua, addirittura! Stiamo facendo una marcia nella pace più possibile. È una manifestazione pacifica. Esatto. Vogliamo dire agli umani che siamo esseri viventi. Vogliamo soltanto essere liberi. Questo è un raduno illegale. Addirittura illegale. Non vogliamo nessuno scontro. Non è un attacco. Non intendiamo farvi del male. Ma non ci schioderemo da qui finché non avremo ottenuto la libertà. Ho paura, ripeto, raga. Questo è un raduno illegale. Ho paura. Se non vi disperdete subito, apriremo il fuoco. Marcus ci ucciderà. Dobbiamo attaccare. Siamo tanti, possiamo farcela. Se li attacchiamo, sarà la guerra. Non possiamo apparire violenti. Dobbiamo solo resistere anche a costo della vita. È l'ultimo avvertimento. Disperdetevi o verrete uccisi tutti. Io ho detto che non voglio la violenza. Il punto è, questi ci ammazzano, no? Perché l'essere umano fa così, pure se uno te sta a dire, guarda che io sto a fare una manifestazione pacifica, no, io te sparo e basta, capito? L'essere umano non guarda faccia a nessuno. Quindi io direi di continuare sulla scia della pace, ragazzi, nel senso che se un giorno gli umani dovessero veramente rendersi conto di quello che hanno fatto e che hanno sparato addosso ad esseri che effettivamente non volevano fare del male a nessuno, quindi spero che un giorno possano sentirsi delle merde inutili, però nemmeno voglio disperdermi, perché significherebbe dargli la vinta, e che le rivolte, ragazzi, purtroppo spesso costano la vita. Tante persone sono morte per seguire i propri ideali. Ho paura che sparino a Marcus, sinceramente. Non so che fare, cavolo, non lo so. Ho paura, raga. Perché, cioè, vorrei restare immobile, ma ho paura che ci ammazzino tutti. Non mi resta che scegliere. Disperdetevi. Se mi sparano addosso lo stesso, mi alzo e me ne vado. Disperdetevi. Non sparate! Non sparate! Ce ne andiamo! Affermativo. Al mio segnale! No! E voi mi avete rotto il cazzo! No, cavolo, no! Non era quello che volevo. Cazzo! Ma avete
Uffa! Raga, è difficile, è difficile! È difficile! Madonna, oh! Abbiamo vinto. Abbiamo vinto! Ovviamente. Io allora, ok. Adesso probabilmente un sacco di voi potrebbero venirmi a dire: ma allora, cioè, tu dici una cosa e fai l'esatto opposto. È vero, ragazzi. È che c'è, l'essere umano mi frustra, va bene, mi frustra tantissimo, quindi io ho detto va bene, ok, per non rischiare me ne vado, ok, ho detto che me ne vado, ma l'essere umano è così stronzo che avevano deciso comunque di falciarci tutti. Allora a sto punto, ovviamente presa dalla rabbia del momento, ragazzi, ho detto vaffanculo, sapete che? Combattiamo, perché c'è, io, cioè, c'ho pazienza, ma arrivo anch'io a un limite, ragazzi. Quindi avevo scelto di non usare la violenza. Però l'essere umano è un grandissimo stronzo, insomma, che deve avere quello che si merita. Quindi mi sono messa a piangere perché con la violenza, l'abbiamo detto, non si risolve niente. Non bisognerebbe farsi guidare, ragazzi, dalla rabbia, no? Quindi non bisognerebbe prendere decisioni importanti quando si è arrabbiati, perché uno se ne potrebbe pentire. Infatti me ne sono pentita, perché è stata una carneficina, è stato un massacro sia per noi che per gli altri esseri umani pezzi di merda, che nonostante appunto siano pezzi di merda non se lo meritavano in ogni caso, o forse un pochettino sì, vabbè. Quindi che dire, marcia per la libertà, cammini sulla trave, qua un po' di tranquillità, ho saltato tante cose, non so perché, vabbè, niente. Nel centro commerciale, liberi la tua gente, bla bla bla. Vedete, resti immobile. Comunque portava ad un'altra opzione, che però avrebbe comunque poi portato a scappi di sacrifici carichi. Quindi, cioè, non so che dire, ragazzi, veramente, boh, non so che dire. È stato un altro episodio super carico di emozioni. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Obdosh a tutti, ragazzi, ciao. Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!